Ho acquistato, qualche mese fa, su eBay, un motore Stirling per meno di 20 euro. Visto che ho avuto difficoltà con le istruzioni, ho pensato di creare questo tutorial nel caso potesse essere utile. Come prima cosa, ho tolto l imballo da tutti i componenti, facendo attenzione a non rompere le ampolle di vetro. Le due ampolle grandi e una piccola sono di scorta, quindi non dovranno essere usate. Dopo aver tolto l'imballo, iniziate ad assemblare il kit come nel filmato. L'errore più frequente è quello di stringere troppo la vite che fissa l'ampolla piccola. Infatti, nel mio caso, era troppo stretta ed il motore faceva fatica a girare. Quindi, per rimediare, ho tolto il tubicino e ho allentato la vite, in modo che lo stantuffo fosse libero di muoversi agevolmente. Poi ho ricollegato il tubicino. Ho poi riempito il contenitore con alcol a 90 gradi.
e ho inserito lo stoppino nella fessura apposita, come da filmato. Ho fatto un ultimo controllo che tutto fosse a posto, poi ho acceso lo stoppino e l'ho posizionato sotto l'ampolla grande. Ho atteso una decina di secondi che l'ampolla si scaldasse e poi ho dato qualche colpo alla ruota come nel filmato. A questo punto il motore ha iniziato a girare, anche molto velocemente. Se vi è piaciuto il tutorial, iscrivetevi e mettete mi piace. Alla prossima!